ci frequentiamo da un anno e per te non stiamo ancora insieme. Io non lo so come ragioni, ma cosa vuoi? La dichiarazione, la NAR? Io non lo so. Rocco, se per me non è così, basta! Io e te non stiamo insieme! Quando mai ti ho fatto capire qualcos'altro? Noi siamo solo amici. E come sono amica con te, così sono amica con Luca, con Alessandro, con tutti gli altri, eppure con Peppino. Eppure con Peppino, vabbè, allora mi stai prendendo in giro, mi sto sognando tu. Oppure ti sei baciato anche con loro? La cosa che mi fa più arrabbiare di te è che non ti fidi, non mi rispetti. Come posso pensare di stare con te se non ci sono questi presupposti, se sei geloso, se non mi lasci libera? Ma cosa credi? Che se mi metto insieme a te non guardo più in faccia a nessuno? Ti stai sbagliando, Rocco, e stai rovinando pure quel poco di bello che c'è. Ah, sta rovinando quel poco di bello. Rocco, l'amore non è conquistare l'oggetto del tuo desiderio, perché l'altra persona non è un oggetto. E nel momento in cui la prendi, la distruggi. E alla fine ami solo te stesso, credendo di amare un'altra persona. Io me ne vado. Mi accompagni a casa? Sì. Anna è così piccola e indifesa, eppure è pronta a scattare come un leone quando sto per farmi del male. Eppure ce l'ho con lei, perché lei mi ha abituato alla coerenza, al bianco e al nero, a dire sempre la verità. Non mi ha ingannato mai, nel bene e nel male. Mi ha insegnato a sostenere i miei ideali, mi ha abbracciato quando serviva e anche quando non serviva, solo per farmi capire che io ero importante per lei. Però, Anna, non hai detto la cosa più importante di tutte, che nessuno è come te. Non troverò mai nessuno al mondo come te. Mercoledì c'è la Champions, dove vediamo la partita? Penso al club, come al solito. Quindi mercoledì non uscite? Che palle. Parliamo sempre di calcio. Avete visto quanti danni ha fatto la pioggia in campagna? Sempre i soliti discorsi voi, eh? Questa è la vita di paese. Oh, Peppino! Ciao, Peppino! Ciao! Rocco, che ora vai a correre domani mattina? No, domani non vado a correre, aspetto il lavoro. La fatica! Domani lavoro la mattina, porto ancora il conto dei suoi turni. Anzi, so. quasi vi saluto. Mannaggia, non mi... Beato te che ce l'hai il posto in fabbrica. Magari ce l'avessi io. Beh, buonanotte a tutti. Ciao. Ciao, buonanotte. Come sempre? Ti piace fare tardi la sera davanti a papà? Io mica sono come te, io mi so divertire. Invece tu ti vedo poco tranquillo. No, le cose non vanno affatto. Questi farabutti dei proprietari sembrano non badare a spese, solo per le loro auto di lusso. E poi vedrai che per me oggi ci saranno novità. No, non so che dirti. Anche tu però, tu devi sopportare come facciamo tutti. Noi gli operai e loro gli imprenditori. Lo so, entriamo, va. Buongiorno, signore. Massimo, non cominciare proprio, che oggi sto nervoso. O nervoso no, tu devi arrivare puntuale. E da quando sei diventato così preciso? Ti devo ricordare da quanto tempo che aspetto gli equipaggiamenti e gli infortunisti che abbiamo richiesto. Secondo te si può lavorare in queste condizioni? Vedi tu, Massimo, io sono bello e caro, ma se mi agito qua non ce n'è per nessuno. E allora facciamo così. Io ti avevo dato un po' di fiducia, ma visto che sta testa calda non si raffredda, adesso te ne vai 3 mesi nella sede centrale a Savona. Vedrai! Chissà, puoi cambiare anche ruolo. E così la finisci con questa storia di sta sicurezza. Vedrai che ti piace Savona. Io non so neanche dove si trova Savona. Meglio così, così ti vai a fare la gita turistica. Rocco, ma tu corri sempre come ste pa. Peppi, lasciami stare, che oggi è una di quelle giornate. Amico mio, la vita è fatta così. Cambia sempre, anche quando sembra che non succede niente. E mentre stai facendo un programma, cambia il vento e ne devi fare un altro. Che magari non avevi mai pensato.
Peppi, tieni proprio ragione. Ma a te queste cose chi te le dici? Vabbè che il paese è piccolo e le voci corrono. Corrono, corrono. Corrono come ste paleoliche, che non smettono mai di girare. E se cambia il vento qua, girano da un'altra parte. Magari sotto Sant'Agata, quelle che vedi da casa tua. Ascolta, Rocco, la tua felicità è questa. Vedere le stagioni che cambiano, il giorno e la notte che si alternano, e sapere che farai ritorno sempre là da dove sei venuto. Peppi, ma che ti sei bevuto stamattina? Che ne capisci tu? Allora, secondo me prendiamo questo. Ti fai ingrassare un poco, però. Ciao a tutti! Ciao! Vieni un momento, Antò. Te l'avevo detto come volevano cacciare. Mi hanno detto che voglio, no, devo stare 3 mesi a Savoia. Però tu te li ricordi a Giovanni, Nicole e Vincenzo? Loro sono stati 3 mesi a Savoia e poi li hanno licenziati. E io che devo fare? La fine loro. E poi papà, chi lo vuole sentire? Ma che dici? Questo è il momento per cambiare vita. Sai cosa devi fare? Prova a prendere questo trasferimento come una vacanza e poi, una volta che sei lì, trovi una sistemazione, una cosa, un'altra. E Anna, dove la metti? E dove la metto, Anna? Ora dove la metto? Ma si può sapere cosa hai paura di perdere? Tu pensi ad Anna, lo sai che se resti qua le cose non cambiano e poi loro, se vogliono, ti licenziano e tu ti pentirai di non essere partito. Ma quanto sei scemo, pensi che non lo so. Il fatto è che tutti in questo paese aspirano alla libertà e sembra che tutti se ne vogliono andare. E anche io mi sento come un prigioniero, però come un prigioniero innamorato delle sue catene. È la mia natura. Guagliò, come parli difficile, mi sembri proprio Peppino. Tu ti devi prendere proprio una bella vacanza, senti a me. Lo vediamo, Antò, lo vediamo. Ciao a tutti! Ciao! Me pure Rocco l'estate prossima torna con l'accento del nord. Ma se l'unica cosa che si è tu di Savone è che si trova al nord! Papà, me ne devo andare. Mo te ne devi andare? No, che tu mo sei arrivato. Era la presa per Natale sta casa, Rocco. Tua madre ha cucinato, dobbiamo mangiare. Dai, papà, non scherzare. In fabbrica. Devo andare a Samo. Mamma mia. Paola. No, papà, non è che mi licenzi. No, mi trasferisco qualche settimana, al massimo qualche mese, per sostituire momentaneamente un collega. Rocco, tu a me per festa non mi prendi, eh? Però fammi capire che hai combinato un'altra volta, mo. Vuoi vedere che un'altra volta la solita storia della sicurezza sul lavoro, eh? Le scale che scivolano, le scarpe ad infortunistiche. Papà, ma che c'entra questa cosa? Come che c'entra questa cosa? Rocco, c'entra questa cosa perché io ti conosco. E lo so come andrà a finire, figlio mio. Senti a me, tu mo te ne parti, eh? Te ne parti come operaio. Fra 3 o 4 mesi, qua torni disoccupato. Hai capito, no? Come quei tuoi amici là. Vincenzo, Giovanni, quell'altro, Nicola. Una cosa. Nicola. Nicola. Nicola, eh. Rocco, figlio mio, senti a me. Io lo so che tu sei così, c'hai sto carattere un poco esuberante, un poco. Ma tu devi capire che la vita va così. Te lo dici tuo padre, io ho fatto 40 anni a Murphy. Il mondo non lo cambiamo né io né tu. Bisogna andare avanti. Bisogna cercare di. Anche di scendere a compromessi, di accettare le decisioni degli altri. Figlio mio, il mondo non lo cambieremo né io né tu. Mannaggia a te, mannaggia. Papà, che vuoi da me? Sono fatto così, come zio. No, non mi nominare tuo zio, per piacere. Non me lo nominare. Quel delinquente. Tuo zio. Ci ha lasciato pieno di debiti, ci ha lasciato. E quella campagna, quella casa in campagna che... Non voglio sapere neanche dove sta, voglio sapere, se la mangiasse le doppie. Partirò lunedì, vero? No, martedì. Non mi dire che ti dispiace. No, non te lo dico perché già lo sai come la penso. Fai sempre l'orgoglioso e il ribelle, non c'è mai una volta che rifletti sulle cose. Anna, se ti ho detto che parto, parto. Che ne sai che può succedere lontano da questo paese?
Secondo me questo cambiamento può farmi bene. E tu potevi pensarci prima. Vabbè, io me ne vado. Ma lo sai anche tu che stai sbagliando e che io ti voglio bene anche se non sei come volevo. E che mi fai venire veramente voglia di scappare a me però. Buongiorno. Posso esserle utile? Devo chiedere un prestito per aprire un'azienda. Dica a me, sono responsabile dell'ufficio tipico. Io sono un operaio. Vorrei un prestito per cambiare la mia vita. Non posso rimanere in paese senza fare qualcosa. Devo risolvere questa situazione. Posso parlare col direttore? No, guardi, per ottenere un prestito non è così semplice. Non posso parlare col direttore? No, guardi, facciamo così. Mi prepara tutta la documentazione e per qualsiasi cosa venga da me. Torno da lei? Va bene. Grazie, papà. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci. Ah, dottoressa, posso parlare col direttore adesso? Un attimo, prego. Direttore, c'è il signor Forti. Fammi entrare. Permesso. Venga, venga. Ecco il nostro operaio che vuole diventare imprenditore. Piacere, fossi Rocco. Si accomodi, prego. Allora, signor Fossi, era per un prestito, vero? Sì. Com'era? Fossi? Fossi Rocco. Capisce che la sua situazione economica non offre molte garanzie. Ascolti, direttore, so di essere giovane e inesperto, ma con me ho portato tutto questo. Studio di fattibilità, business plan, come si dice. E in più ho in eredità un immobile che mi ha lasciato mio zio. Sa, ci ho pensato per mesi, lavorato per settimane. Adesso vorrei che questo mio progetto potesse venire in porto. Che progetto? Si tratta di un'azienda di cavi elettrici per cavidotti. Cavidotti? Sa, l'eolico, l'energia pulita, da fonti alternative. In pratica si tratta di un'azienda all'avanguardia che produce cavi elettrici che trasporta l'energia delle paleoliche alle sottostazioni. Facciamo così. Non so perché, ma ho deciso di darti fiducia. Mi pare che tu abbia le idee molto chiare. Ora do un'occhiata alla documentazione e se tutto è a posto, avviamo le pratiche per la concessione di un fido. Per il finanziamento poi si vedrà. Grazie direttore, vedrà, non te ne pentirà. Non te ne pentirà. Noi dobbiamo finire. Bene ragazzi, andate, andate, ci vediamo dopo. Va bene, ciao. Ciao. Aveva ragione Peppino, la mia vita è come una corsa. Ogni giorno diversa, ma sempre con lo stesso scenario alle spalle. Perché quelli come me non fuggono da ciò che sono. Che ci frequentiamo da un anno e per te non stiamo ancora insieme. Io ti avevo dato un po' di fiducia, ma visto che sta testa calda non si raffredda, te ne vai 3 mesi alla sede centrale, a Savona. Rocco, tu a me per festa non mi prendi, eh? Ascolta, Rocco, la tua felicità sarà questa. Osservare le stagioni che cambiano, il giorno e la notte che si alternano, e sapere che fare ritorno sempre da dove sei venuto.
buonasera e a buonasera a chi rumane. O bella figliola cadi, chiamma Ros, o bella figliola cade, chiamma Ros, che bello non mi mai, che bello non mi mai. Ah, che bello non mi mai, ma da pisa. L'amore è fatta.